autunno. Ad alcuni piace, alla maggioranza forse no. È una stagione particolare, dotata di molti pregi e controsensi. Innanzitutto è la stagione più colorata dell'anno, pensateci bene. Tralasciando l'inverno, che è dominato dal bianco e marrone, se escludiamo i sempreverdi. In primavera ed estate, qual è il colore dominante? Io direi il verde delle foglie e dell'erba, con alcuni punti sparsi di altri colori. L'autunno ha il pregio di avere una vasta gamma di colori sulle foglie degli alberi, che vanno dal verde al rosso vivo, con tutte le tinte intermedie. E lo stesso vale per i prati, che in estate e primavera hanno una predominanza di verde, che è bellissimo ovviamente, e che in autunno hanno il verde che si unisce al marrone degli arbusti secchi, al nero dei fiori ormai sfioriti, che si aggiungono al colore dei fiori autunnali che continuano comunque ad esserci. Con l'autunno arriva quella brezza fresca e frizzantina, che comincia a farci godere dell'interno delle nostre case e del loro tepore, che tanto odiavamo in estate. Tepore che ora attira anche molti insetti svernanti che si radunano in frotte, come se fossero impegnati in una migrazione verso i paesi caldi, cosa che faremmo volentieri anche noi in inverno se potessimo. Autunno, stagione della fine del ciclo biologico di molte piante che possiamo vedere avvizzire nei prati e campi. E allo stesso tempo stagione dell'inizio lavorativo di noi Homo sapiens. Stagione di morte, ma allo stesso tempo di vita pronta a pullulare, non appena ne avrà l'occasione. E poi tutti i frutti di questa stagione, zucche, castagne, funghi. Ah, l'odore dei funghi e del muschio bagnato nel sottobosco. La stagione della tranquillità e del raccoglimento. La stagione della vita nascosta dei profumi e dei colori. E voi cosa pensate di questa stagione, verdastri? E mi raccomando, dopo questo video non voglio vedervi avvizziti o rinsecchiti. Nonostante l'autunno, voglio vedervi sempre più verdi.